Vi sarà capitato qualche volta di trovarvi in un bosco, lungo un sentiero o sopra una rupe a picco sul mare e istintivamente pensare o dire, quasi senza volerlo, è un luogo magico e non sapere perché. Dovete entrare in questo luogo forte e imponente per capirlo a fondo e giustificare la presenza dell'insediamento antico, luogo sacro agli Etruschi, tra gli orridi del torrente Treia e il rumore lontano. Luogo sacro e misterioso, aspro e dolce per la presenza dell'acqua, cara alle ninfe dei boschi e alla dea Diana. Qui il popolo falisco, sui ritmi delle processioni, testimoniava il senso religioso e la sua devozione per secoli. Ma nonostante i secoli e le azioni, nulla si distrugge del tutto e i resti del Tempio vengono utilizzati per la costruzione della Basilica Alto Medievale sul cenobio del VI secolo, fino a quando gli anacoreti eremiti che vivono nelle grotte dei costoni di Tur, affascinati dalla regola di San Benedetto, danno inizio alla costruzione che assumerà caratteristiche romaniche con influenze longobarde. Influenze sicure per la presenza nella zona di Teodolinda, che porta velocemente la popolazione longobarda alla conversione di massa. Ma il tempo ha bisogno di tempo per modificare le antiche abitudini di vita materiali e spirituali. Non ci sfuggono infatti alcuni particolari riferimenti agli antichi simboli pagani che rappresentavano religioni lontane come le rune di derivazione nordica, argomento controverso che merita spazio e contesti specifici. Comunque oggi alcuni studiosi si stanno impegnando per offrire a tutti noi la possibilità di conoscere significati e verità che a volte rimangono nascosti e protetti. Così dovevano sentirsi gli abitanti del luogo, protetti, sino al IX secolo, quando le incursioni devastanti dei Saraceni distruggono anche questa basilica, che la determinazione e la fede dell'uomo ricostruiscono all'inizio dell'XI secolo. E allora appare necessario recuperare le parti originarie salvate come riferimento significativo al passato. Si tratta di colonne e capitelli romani, del pulpito di Gregorio IV, del ciborio, del pavimento, importante esempio dell'arte dei cosmati. Tra le notizie appartenenti alla leggenda, le fonti certificate testimoniano la trasformazione avvenuta attraverso i primi dialoghi di Papa Gregorio Magno. Siamo invece nel 1211, quando Innocenzo III annovera la basilica tra le proprietà di San Paolo fuori le mura, ma già nel 520 un papiro fa riferimento a Castel Sant'Elia. In quegli anni era il suono delle campane a scandire il ritmo del giorno e a chiamare a raccolta in caso di pericolo o per le funzioni religiose. L'importanza della basilica è data anche dal ciclo di affreschi realizzati nell'XI e XII secolo, che in origine